L'innamoramento, voglio dire questa cosa importantissima, è la cosa più bella che ci possa capitare. Quindi è bene vederlo secondo l'endocrinologia, le cose ormonali, eccetera, eccetera. Tant'è vero che tutte le case più grandi di profumi costruiscono dei profumi che attivano i feromoni, no? E quindi uno si stordisce. Si stordisce in funzione di come quel profumo si lega alla pelle della persona. Loro hanno dei prototipi e dicono questo passi con questo e va bene. Ma la cosa più importante dell'amore e innamoramento è una botta di vita a livello di endocrino, eccetera, eccetera. Quindi l'innamoramento è un momento anche di grazia che noi proviamo e va vissuto, cioè non lo riduciamo all'ossitocina, cioè, alla noradrenalina, eccetera. È proprio un tempo e spazio in cui il corpo si rigenera, ma i santi c'avevano l'innamoramento di Dio, della luce, della grazia, no? E vivevano sempre in questo stato, con la prolattina alta. La prolattina alta è quella che ti apre gli occhi e stai così, ah, tutto bene, no? Come la moglie che sta incinta, la donna che sta con la prolattina alta, mio marito è tossicodipendente, ha fatto una rapina e adesso sta in galera, ma io aspetto due gemelli meravigliosi. E tu dici, come fa questa? Perché la prolattina è un ormone che ti fa sostenere ogni tipo di stress, e anche il cortisolo ti fa sostenere un tipo di stress prolungato nel tempo, non come l'adrenalina che è quello attacco e fuggi. È chiaro, no? Quindi l'innamoramento è una benedizione che ci arriva e viviamocela, perché no? No? Apriamoci così alla vita, apriamoci all'amore, apriamoci a questa cosa qui. E quando voi lo dite, le vostre cellule dicono sì, no? Dice sì, ma ho avuto tante batoste, ma ok, apriamoci a questa cosa qui. Questo è molto importante perché se lo vediamo solo dal punto di vista medico o dal punto di vista endocrinologico, si riduce a tutto a un passaggio di ormoni, mentre invece l'innamoramento è una benedizione, è una grazia. E poi l'innamoramento più importante è proprio l'innamoramento della vita. Sono innamorato della vita. Tutti adesso i più grandi trainer che ci stanno, Nezha, che questi bravi, Roy Martina, eccetera, dicono innamoratevi della vita. Innamoratevi della vostra vita e vivetela al 100%, perché è lì la cosa importante. Questo innamoramento vi fa vivere bene, vi fa mangiare di meno, ha bisogno di meno di intossicarvi, perché voi ogni attimo della vostra vita lo volete vivere al 100%. Ne sentite le esigenze e la necessità. Grazie.